Salve a tutti, sono Federico Sollazzo e questo video è registrato a maggio del 2019 nella città ungherese di Szeged, dove dall'anno scorso ho istituito, cofondandolo con mia moglie Maria Kovac, il centro culturale indipendente Krinov Workshop of Thinking. Potete trovare il sito internet seguendo l'indirizzo krinovt.blogspot.com. Questo centro culturale è dedicato alla critica dell'odierna alta cultura, che noi intendiamo come una nuova forma di bassa cultura basata sul nozionismo, e alla cura della creatività umana. Il discorso che vorrei sviluppare in questo video, che è il cuore di Krinov e quello di cui in vari modi ci occupiamo durante le sessioni di Krinov, sessioni che teniamo prevalentemente qui a Szeged, ma a volte anche in altre città, in inglese e o in italiano. Ne abbiamo già fatte due in Italia, ad esempio una a Roma e una a Milano. Bene, questo discorso può essere sviluppato secondo molteplici articolazioni da diversi punti di vista. Il modo in cui vorrei svilupparlo qui è cercando di mettere a fuoco quello che è il cuore del discorso, secondo noi, e quindi quello che andrò a dire non è un discorso esaustivo su questo tema, ma anzi, benché forse sia un po' lungo, è però soltanto un discorso che apre verso questo tema. Utilizzerò alcuni termini, il cui, significato diventerà chiaro parlando. Posso dire come premessa qualche cosa su queste parole chiave, ovvero da una parte utilizzerò termini come scienza, ricerca, studio ed erudizione, quasi come se fossero dei sinonimi, e intendendoli come un modo di acquisire, memorizzare, studiare, quindi comparare, commentare e trasmettere dati e informazioni. Dall'altra parte userò parole come cultura, arte, e filosofia e creatività, ancora una volta utilizzandole quasi come sinonimi, per indicare le forme che prende una evocazione. Quindi già è chiaro che da un lato con le informazioni possiamo avere a che fare con queste soltanto studiandole, dall'altro lato, il lato dell'evocazione, abbiamo a che fare con questo qualcosa. Sicuramente non con lo studio. Verso la conclusione vorrei dire meglio in che maniera possiamo relazionarci con questa evocazione, ma dall'inizio già è chiaro che non è tramite studio. Ci sono ovviamente autori che hanno già sviluppato questo discorso, ce ne sono tanti veramente, ed è paradossale il fatto che quando questi vengono studiati oggi nelle nostre università, vengono appunto studiati come se loro fossero una banca di informazioni che sono da estrarre dalla banca stessa, quando invece tutti loro, ciascuno a proprio modo, hanno detto, se vogliamo ridurre la cosa ai minimi termini, che la differenza tra la creatività e l'erudizione è esattamente quella tra lo studio e un altro modo di approcciare il mondo che non è tramite studio. E loro che hanno detto questo vengono poi studiati. Come riferimenti principali, quantomeno per quel che riguarda me, perché poi ovviamente i riferimenti sono così tanti che è cosa buona e giusta che ciascuno abbia i propri. Perlomeno per quanto riguarda me e per quanto riguarda me in questa fase della mia vita, possiamo ricordare Nietzsche, soprattutto il Nietzsche giovane, quello dell'opera ad esempio intitolata Sul futuro delle nostre scuole o istituzioni educative, Bildungsanstalten è tradotto certe volte come scuole, certe volte come istituzioni educative, e il Nietzsche delle meditazioni inattuali, quindi il Nietzsche che va, diciamo, cito le date di pubblicazione, dal 1872 al 1876. Heidegger anche. Non a caso lettore di Nietzsche. Heidegger non ha mai dedicato un'opera direttamente a questo tema, ma si trovano molte pagine sparse in altre opere. Ad esempio, nelle prime pagine dell'opera che deriva dal corso
universitario intitolata I concetti di base della filosofia antica, dove parla di un certo modo di trascorrere gli anni universitari che equivale all'apprendimento di un lavoro e non al dedicarsi alla filosofia e alla cultura, o altri saggi heideggeriani, come ad esempio L'epoca dell'immagine del mondo, o La questione della tecnica, testi nei quali tra le righe si trovano riferimenti a questo tipo di problema. Mi viene in mente anche Pushkin, il dramma teatrale intitolato Mozart e Salieri, poi musicato da Rimsky-Korsakov, dove nel monologo iniziale fatto pronunciare a Salieri già viene fuori la differenza tra chi è un, possiamo dire, artigiano dell'erudizione, in quel caso Salieri, e chi è un uomo di cultura, cosa che non ha assolutamente nulla a che vedere con lo studio, in quel caso Mozart. Ci sono poi anche piccole cose scritte da me, non so se in futuro scriverò qualcosa di più grande su questo tema. Uno è un saggio breve, facilmente reperibile online, intitolato Se questa è filosofia, e l'altra è una intervista dialogo con l'intervistatore. Anche questa facilmente reperibile online, è intitolata Cosa può dirci oggi Heidegger? Bene, allora entrando subito nel vivo di questo argomento, io partirei da un esempio molto chiaro che è un esempio nicciano e poi attraverso Nietzsche diventa heideggeriano di una figura che possiamo considerare allo stesso tempo causa e conseguenza di questo stato di cose, causa e conseguenza. E che è quella figura che noi oggi definiamo con il termine specialista. Tutti coloro che si occupano ad alti livelli di qualcosa sono oggi specialisti. E quindi gli accademici di qualsiasi cosa loro si occupino, quindi in qualsiasi campo accademico, sono considerati essere specialisti. Ma Nietzsche stesso, adesso semplicemente riferisco le sue parole, Nietzsche stesso, nella prima delle opere che ho citato sul futuro delle nostre istituzioni educative, paragona gli specialisti a degli operai che sono iperspecializzati nel muovere una leva senza capire perché gli venga richiesto di muovere quella leva, ovvero non hanno una visione del tutto, non sanno quale sia il significato di quello che stanno facendo. Inoltre, non solo non sanno quale sia il significato, ma fanno quello che fanno soltanto rispondendo a criteri di utilità. Cioè, loro sono iperspecializzati nel muovere quella leva e lo devono saper fare in maniera efficace ed efficiente, e sempre più efficace e sempre più efficiente. A questo rispondono, a criteri utilitaristici. Ma rispondere a criteri utilitaristici significa anche che l'orientamento di quello che si fa non è deciso da chi lo fa, ma è deciso impersonalmente da questi standard e parametri utilitaristici ed efficientisti. Quindi lo specialista, che è quello che popola oggi le nostre università, è in realtà un operaio iperspecializzato nel fare efficientemente quel che fa senza sapere il perché di quello che sta facendo, e che nel farlo risponde non a se stesso, ma a criteri efficientisti che sono di tipo impersonali e che quindi impersonalmente vengono calati su di lui. Questo già è sufficiente per dire che lo specialista, che appunto, ripeto, è colui che popola oggi le nostre università, il docente delle nostre università, è in realtà quanto di più lontano ci sia dall'uomo di cultura. A questo, e qui continuo semplicemente ancora a seguire Nietzsche, a questo possiamo anche aggiungere il fatto che noi supponiamo comunemente che la differenza tra un tipo di modo altamente specializzato di fare le cose e un tipo di modo più generico di fare le cose sia una differenza in essenza, perché da una parte si fanno le cose essenzialmente in maniera alta e dall'altra essenzialmente in maniera divulgativa, e che quindi la differenza tra un accademico e un giornalista sia una differenza di essenza, perché da una parte c'è l'essenza dell'alta cultura presunta e dall'altra invece l'essenza di un'attività che è di tipo divulgativo.
In realtà, e qui sto ancora seguendo le orme di Nietzsche, quello che fanno l'accademico odierno, quando Nietzsche scriveva odierno si riferiva al 1872, ma sembra che si riferisca all'oggi. L'accademico odierno e il giornalista, in realtà quello che fanno in termini essenziali è la stessa identica cosa, cioè manovrano informazioni, le acquisiscono, le archiviano, cioè le memorizzano, le commentano, le comparano, le incrementano aritmeticamente, cioè quantitativamente, le trasmettono, ma tutto questo è semplicemente data managing, amministrazione di informazioni. Quello che cambia è che lo specialista amministra, manovra, controlla una grande quantità di informazioni, il giornalista una quantità inferiore. Un saggio di un odierno accademico va dalle 100 alle 200 alle 300 pagine, un articolo giornalistico si compone di circa un paio di pagine, però quello che stanno facendo è la stessa cosa, manovrano informazioni. E quindi questo significa che l'essenza della erudizione, che noi oggi sbagliando definiamo cultura, l'essenza dell'erudizione invece non è altro che la stessa del giornalismo, cioè un manovrare informazioni. E che quindi quella che noi oggi consideriamo essere alta cultura, altro non è invece che una forma di giornalismo. E questo è il motivo per cui, nella conclusione di quest'opera che ho citato prima sul futuro delle nostre istituzioni educative di Nietzsche stesso scrive che oggi, ripeto il suo oggi del 1872, lo studioso e l'uomo di cultura stanno prendendo due strade diverse. E oggi, il nostro oggi, XXI secolo, dice che le cose stanno esattamente così. Se andiamo a vedere infatti la situazione all'interno delle accademie odierne, quello che troviamo all'opera è una serie di pregiudizi. Io ora mi riferisco al campo della filosofia semplicemente perché questo è il mio punto di osservazione privilegiato di questa problematica. Problematica che possiamo definire come una problematica di inquadramento, come faccio io in un saggio che ho pubblicato in un volume di cui sono curatore intitolato Transizioni, filosofia e cambiamento. Ecco, inquadramento. Ma con questo non voglio dire che questo sia un problema semplicemente della filosofia, né che sia un problema semplicemente delle università, né che sia un problema semplicemente della parte supposta umanistica delle università, è un problema di tutto il mondo odierno, è un problema di questa fase, e poi a lungo si potrebbe parlare di cosa significa fase, è un problema di questa fase della civilizzazione occidentale. Ecco, andiamo a vedere allora a mo' di esempio, soltanto perché, ripeto, questo è il mio punto di osservazione privilegiato, ma non perché la questione sia limitata a ciò, andiamo a vedere cosa accade nei dipartimenti di filosofia odierni. Lì dove si dice formalmente di fare filosofia, in realtà si fa una forma di scienza, una scienza della filosofia, cioè si manovrano informazioni filosofiche. Tant'è vero che, e ancora una volta questo non sono io a dirlo, già era Nietzsche, tant'è vero che quello che in realtà si fa nei dipartimenti di filosofia non è filosofia, è filologia della filosofia, e o storiografia della filosofia e o comparatistica della filosofia. Cioè si riduce la filosofia a una serie di informazioni e poi queste informazioni vengono analizzate e commentate da un punto di vista filologico, storiografico, comparativo. Questa è una scienza, è ridurre la filosofia a una scienza. Ma la filosofia, come dirò meglio alla fine, è invece, come ho accennato all'inizio, la risposta ad una evocazione, per questo è una forma d'arte. E quando la si riduce ad una scienza, invece, non si sta più facendo filosofia. Con questo non voglio dire che non si possa fare ciò, cioè ridurre la filosofia a una scienza e poi studiare quella scienza, ma bisogna essere consapevoli di quello che si sta facendo e di quello che non si sta facendo. Non è un caso, infatti, che
molti, la maggioranza dei dipartimenti di filosofia oggigiorno si rinominino, mettendo in primo piano la parola scienza. Lo stesso dipartimento di filosofia dove circa 20 o poco meno anni fa io stesso ho studiato presso l'Università di Roma 3, al tempo si chiamava semplicemente Dipartimento di Filosofia. Ora si chiama Dipartimento di Scienze Filosofiche. Si chiama Dipartimento di Scienze Filosofiche, quindi potrebbe sembrare che questo sia corretto perché in realtà di fatto lì si fa una forma di scienza. Ma in realtà, pur chiamandola così, si presume di continuare a fare filosofia. Questo è il fraintendimento essenziale enorme che va cancellato. Questo è l'inganno, non solo nei confronti degli studenti, ma anche nei confronti dei docenti, ma soprattutto nei confronti della cultura. Cioè si fa pseudocultura, usando le parole di Nietzsche, scambiandola per cultura. Possiamo dire, si fa erudizione, definendola però cultura, perché è più affascinante chiamarla cultura. In realtà è erudizione, scienza, studio di informazioni. E tant'è vero che i parametri attraverso i quali operano i nostri accademici, tutti, tutti i nostri accademici sono i parametri della metodologia delle scienze esatte. Cioè è considerato un valore il fatto di fare delle ricerche di dati che aggiungano dati nuovi a quello che ancora non si fa, cioè che forniscano un accrescimento quantitativo. Questo è il modo di procedere della scienza. L'arte non procede così. Sarebbe assurdo chiedere a un poeta di scrivere una poesia che dica qualcosa di più da un punto di vista quantitativo rispetto alle poesie che sono già state scritte. E però questo è proprio quello che fanno gli accademici odierni. E allora questo significa che è proprio il loro modo di fare che già li pone in un ambito che è quello dell'erudizione, ergo non è quello della cultura. E poi sembra che la soglia tra un accademico e un non accademico, e quindi la soglia tra quello che viene chiamato professionismo e dilettantismo, sia la quantità di informazioni che si sanno, che si sono immagazzinate nel proprio cervello e che si riescono a manovrare. Non è così, ancora una volta questo è giornalismo. E chi manovra delle informazioni, tante o poche che siano, fa una forma di scienza, non di cultura. A quest'altezza inserisco un aneddoto personale che credo funzioni molto bene in questo discorso. Anzi, due aneddoti personali che credo funzionino molto bene in questo discorso e che per descrivere questo scenario è per descrivere il fatto che ciò di cui stiamo parlando e autori ben più importanti di me, prima di me, ciò di cui stiamo parlando non è un discorso forse bello, forse interessante, ma che sta fra le nuvole e non ha niente a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni. No, è proprio la nostra vita di tutti i giorni, solo che siamo talmente abituati e assuefatti a questo scenario da non notarlo, ma è questo l'ambiente vitale in cui quotidianamente ci muoviamo. Innanzitutto, piccola parentesi, vorrei sgombrare il campo da un equivoco. In questa critica alla scienza, né io né nessuno degli autori che ho appena citato voglio criticare la scienza in nome di una sorta di pseudoscienza o di un ritorno, non so, alla magia. La critica della scienza che propongo è una critica dei limiti della scienza, dei limiti della scienza, che risiedono nel fatto, per dirla in maniera sintetica, che la scienza può dire tante cose interessanti e utili, ma non può dire niente su quale sia l'essenza della scienza stessa, perché non può dire niente su quale sia l'essenza del mondo in cui viviamo, ovvero l'essenza di tutto ciò che è. Può archiviare informazioni su tutto ciò che
E questo può essere interessante e utile, ma non può dire niente sull'essenza di tutto ciò che è. A questo mi riferisco con questo tipo di critica. Bene, dicevo un paio di aneddoti personali. Qui a Szeged, nella cui università dal 2010 insegno, ma molto probabilmente molto presto smetterò proprio a seguito di questo tipo di problematiche, esattamente l'anno scorso, ufficialmente, la facoltà di lettere, ora lo dico in inglese perché in ungherese non riesco a dirlo, che in inglese ufficialmente fino all'anno scorso si chiamava Faculty of Arts, si è ufficialmente rinominata chiamandosi, ufficialmente, sui documenti, Faculty of Humanities and Social Sciences, ovvero Humanities e Scienze Sociali, ovvero è scomparsa la parola arte e in primo piano è arrivata, anche qui, la parola scienza, scienze sociali e humanities. Humanities, questo ibrido che a mio modesto parere è una parola assolutamente insensata, perché vorrebbe significare la comprensione dell'uomo attraverso lo studio scientifico dell'uomo, quando è proprio lo studio scientifico che può dire tante cose utili e interessanti sull'uomo, ma niente rispetto all'essenza dell'uomo. Un altro esempio di mezzo rispetto a quelli che volevo dire, poi aggiungiamo l'altro che era di tipo più personale. Un altro esempio, il modo in cui usiamo il linguaggio. Siamo così abituati a usare il linguaggio in senso scientifico, laddove ormai la scienza è diventata una epistemologia, una forma di comprensione del mondo che non riguarda soltanto le scienze in senso stretto, ma riguarda tutto e tutti. Ecco, siamo così abituati ad utilizzare un linguaggio che è un linguaggio scientifico, e questo non significa che solo gli scienziati usino un linguaggio scientifico, tutti ormai usiamo un linguaggio scientifico perché la scienza è la forma di epistemologia dominante, da ritenere che la parola ricerca possa significare ormai soltanto ricerca in senso nozionistico, cioè ricerca di informazioni. E la celebriamo, questo tipo di ricerca, la celebriamo in quella celebrazione che è la notte del ricercatore che vige in tutta Europa e che è la notte di colui che cerca informazioni. Ecco un solo piccolo esempio. Se noi riteniamo che la parola ricerca possa significare solo questo, sembra allora che quando il Socrate platonico nell'Apologia di Socrate dice che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, sembra che si riferisca alla ricerca nozionistica. Quindi una vita senza ricerca nozionistica, così come fanno i nostri ricercatori odierni, non è degna di essere vissuta. Questa è una bestemmia. Socrate si riferiva a tutt'altro, Platone si riferiva a tutt'altro, si riferiva a qualcosa di cui ora non possiamo parlare in maniera soddisfacente, se no andremmo a parlare di altro, ma che per dirla in maniera almeno ipersintetica è un qualcosa che possiamo legare al concetto greco di kalokagathia, cioè ricerca del bello perché al bello è unito il buono, quindi estetica ed etica unite. Ora non possiamo addentrarci in questo discorso, ma questo è già sufficiente per dire che non siamo nell'ambito della ricerca delle informazioni e quindi non è questo l'unico modo in cui si possa intendere il termine ricerca. Quindi dobbiamo stare attenti anche al modo in cui usiamo il linguaggio. Eccolo un esempio di come tutti parliamo un linguaggio scientifico pur non essendo scienziati di professione, quando ad esempio riteniamo che il termine ricerca significhi solo questo, ricerca di dati. Un altro esempio, poi volevo dire, un altro esempio, un altro aneddoto di tipo personale. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna, il piacere e l'onore di avere ospite ad una sessione di Crinò l'artista ungherese Silvia Sas, soprano e romanziere. In quell'occasione, parlando con la Sas, ho avuto occasione di parlare di questi argomenti ed è stato molto bello, poi dirò perché, vedere come ci fosse una affinità di sentimenti su questo discorso. Anche lei, ad esempio, parlava del fatto che essere un artista non significa
avere una serie di informazioni artistiche nella propria mente. Perché si può anche andare su un palcoscenico e cantare alla perfezione, quindi manovrando alla perfezione le informazioni tecniche su quello che si sta facendo, e tuttavia senza avere la minima consapevolezza di quello che si sta facendo. D'altra parte, se essere un artista o essere un filosofo significasse essere pieno di informazioni artistiche o di informazioni filosofiche, allora Google sarebbe il più grande artista di sempre, il più grande filosofo di sempre. Per fortuna non è così, sebbene siano proprio gli accademici odierni gli ultimi ad avvedersi di questa cosa. E mi veniva in mente, parlando con la Sciasci di questi temi, mi veniva in mente che, così come lei diceva che salire su un palcoscenico ed esibirsi in maniera tecnicamente perfetta non significa essere un artista, perché uno può anche cantare senza avere consapevolezza di quello che sta facendo, mi veniva in mente la figura nietzschiana, descritta nelle Meditazioni Attuali, della enciclopedia ambulante, così lui definiva i suoi pseudo colleghi accademici, cioè persone che sono piene di informazioni senza però sapere il senso di quelle informazioni e il senso di cosa significhi apprendere o non apprendere informazioni, il senso di quello che stanno facendo. Ecco, l'equivalente nel discorso che facevo con la Shash, possiamo dire, sono i jukebox ambulanti. E mi veniva in mente anche un'altra cosa, questo mi è venuto in mente dopo, quindi non ho fatto in tempo a parlarne con la Shash. Mi veniva anche in mente che se noi, fraintendendo cosa sia la cultura, nominiamo cultura quella che invece è erudizione, e così poi la cultura svanisce dal nostro mondo perché non sappiamo più cosa sia, bene, allora nelle nostre università, dove si dice che si fa cultura, ma in realtà si fa soltanto erudizione, tra non molto i docenti diventeranno inadeguati. Perché se noi chiamiamo con cultura quello che invece è erudizione e che non è altro che lavorare sulle informazioni, lavorare sui dati, bene, allora una pen drive può fare tutto questo infinitamente meglio di quanto mai potrà fare qualsiasi cervello umano. E quindi in futuro le pen drive potranno insegnare infinitamente meglio di qualsiasi essere umano, se secondo noi l'insegnamento della cultura è semplicemente erudizione. E quindi i docenti saranno sostituiti da pen drive. Ma attenzione, attenzione, se quello che noi chiamiamo cultura, che in realtà è pseudocultura ed è erudizione, avere a che fare con le informazioni, deve essere fatto in maniera efficiente, cioè la trasmissione delle informazioni deve essere efficiente, allora sarebbe insufficiente se una pen drive desse informazioni a chi non può archiviare dentro di sé tutta quella mole di informazioni. Sarebbe un qualcosa di inefficiente. E allora anche gli studenti saranno sostituiti da pen drive, perché così si raggiunge il massimo dell'efficienza. Una mole enorme di informazioni date e una mole enorme di informazioni che possono essere archiviate. E quando quel giorno arriverà, non avremo il diritto di lamentarci, perché la sostituzione dell'umano con questo macchinico, con questo robotico, è già iniziata 2 secoli fa, o più, secondo me più, quando abbiamo confuso cosa sia la cultura e cosa sia l'erudizione. E abbiamo iniziato a fare erudizione chiamandola cultura. Lì è già iniziata la fine dell'umano. Poi era solo questione di tempo, cioè che avessimo le competenze tecniche per realizzare concretamente queste macchine che ci sostituiranno in qualità di docenti e di studenti. Quella è solo una questione di tempo. Ma la sostituzione dell'umano con il robotico è già iniziata quando abbiamo confuso la cultura con l'erudizione. Ora, quando propongo questo discorso, le menti più aperte, e questo la dice lunga sulle altre, sono disposte ad ammettere che, anche se quello che dico ha un senso, rimane però il fatto che
La cultura è un atto di trascendimento e quindi prima bisogna avere un bagaglio di informazioni, di nozioni, di dati che poi si possano trascendere. Ecco, anche questo io lo considero un pregiudizio. Un pregiudizio che confonde, contribuisce a confondere cosa sia cultura e cosa sia erudizione. Perché? Innanzitutto perché se le cose stessero così, allora qualcuno dovrebbe dire qual è quella soglia di informazioni che si devono acquisire per fare in modo che poi inizi il trascendimento. C'è una quantità standard, qual è questa quantità? Già questo sarebbe un discorso assurdo. Ma soprattutto c'è un motivo filosofico più importante per cui anche questo discorso è sbagliato e bisogna fare anche questa sfaccettatura è sbagliata, è un pregiudizio e bisogna fare tutto questo discorso in maniera estremamente radicale. C'è un altro motivo filosofico, che è il seguente. Se una forma di cultura ora qui possiamo sostituirlo anche con arte o filosofia, che dirò meglio alla fine, per me è da considerarsi come una delle belle arti. Bene, se una forma di cultura derivasse da un necessario precedente studio di quella forma di cultura, allora quella forma di cultura non sarebbe mai nata, non sarebbe mai iniziata, non esisterebbe, e la cultura in quanto tale non esisterebbe. Perché come si può studiare una forma di cultura quando quella forma di cultura ancora non esiste? È ovvio che nel momento della sua nascita ancora non esisteva, come la si è potuta studiare? E si badi che il momento della nascita non è un momento cronologico, quando cioè in senso storico possiamo dire che in quell'epoca, in quell'altra epoca è nata, codificata quella forma di cultura o quella forma d'arte. La nascita di una forma di cultura è un momento ontologico che si ripete ogni volta che un essere umano pensa qualcosa che non ha pensato in precedenza. Tutto questo come sarebbe possibile se il pensare qualcosa di nuovo dovesse derivare dallo studiare quello che è già stato pensato? Come studiare quello che è già stato pensato e far nascere da lì qualcosa di nuovo quando quel qualcosa di nuovo ancora non esiste? Evidentemente, quindi, una forma di cultura deriva da un qualcosa che non è lo studio di quella forma di cultura. Deriva, come dicevo nell'introduzione, dall'ascolto di una evocazione, e come cercherò di dire meglio nella conclusione. A questo proposito c'è una figura di Heidegger che, a mio modesto avviso, descrive splendidamente questo argomento e questo discorso. E se noi comprendiamo questa figura, tutto quello che stiamo dicendo è superfluo, perché lì già c'è tutto questo discorso. È una figura che si trova al termine del saggio intitolato Che cos'è la metafisica, che peraltro recentemente ho avuto la fortuna di curare in una nuova edizione. Lì Heidegger dice testualmente: pur sapendo qualcosa sul rapporto tra filosofia e poesia, non sappiamo niente del linguaggio che sta tra il pensatore ed il poeta, che abitano vicini su montagne separate. Ecco, sappiamo tutto a proposito della montagna sulla quale abita il pensatore. Perché? Perché la studiamo. È quella che chiamiamo filosofia e poi la studiamo. Sappiamo tutto della montagna sulla quale abita il poeta. Perché? Perché la studiamo. È quella cosa che chiamiamo poesia e poi la studiamo. Possiamo anche sapere qualcosa del rapporto che sta tra la montagna del pensatore e la montagna del poeta, come? Facendo una comparazione delle informazioni che sappiamo sull'una e delle informazioni che sappiamo sull'altra, comparatistica. E tuttavia questa comparatistica funziona come una sorta di ponte che deve attraversare quello che per noi sembra un vuoto. Quindi, anche se facciamo questa comparatistica, sotto al ponte resta il vuoto. In realtà, quello è un vuoto soltanto se osserviamo questo scenario con gli occhi dello studioso, del ricercatore di informazioni, perché
perché lì ancora non ci sono informazioni visibili e quindi sembra un vuoto. In realtà quel vuoto è un pieno, perché quel vuoto contiene tutto il creabile che non è ancora stato creato e la cui creabilità non dipende dallo studio. Quel vuoto contiene tutto il percepibile che non è ancora stato percepito e la cui percepibilità non dipende dallo studio. Ecco perché non sappiamo niente del linguaggio che sta tra il poeta e il pensatore. Perché al massimo siamo in grado di costruire un ponte con le informazioni. Però sotto sembra che ci sia sempre il vuoto. Non c'è il vuoto. C'è il pieno di quello che è possibile ancora creare, pensare e percepire e la cui creabilità, pensabilità e percepibilità non dipende dallo studio. Ecco perché se lo guardiamo con gli occhi dello studioso sembra che sia un vuoto. Ora, se avvicinandomi alle conclusioni, vorrei fare alcuni esempi che credo possano testimoniare ciò di cui sto parlando e possano rendercelo più familiare per farci comprendere meglio, come dicevo prima, che tutto questo discorso non è un bel discorso che sta tra le nuvole, ma è la nostra vita quotidiana. Prendiamo ad esempio un film. Immaginiamo di andare al cinema a vedere un film perché qualcuno ci ha chiesto di scrivere una recensione su quel film, andiamo lì a vedere il film e quel film per noi sarà una miniera di dati da estrarre. Personaggi e interpreti, regista, sceneggiatore, forse anche le manovalanze, durata, requisiti tecnici con cui è stato filmato, se ha colori in bianco e nero e così via. Informazioni, perché poi nella recensione dobbiamo riportare le informazioni. Immaginiamo di andare a vedere lo stesso film semplicemente per il nostro piacere. A quel punto non saremo interessati a prendere informazioni, ma se il film è un'opera d'arte, cosa che raramente, ma a volte ancora capita, saremo semplicemente travolti in quell'atmosfera estatica che quell'opera d'arte è in grado di suscitare, cioè in quell'evocazione. Dopodiché è ovvio che quando usciamo dal cinema sono rimaste delle informazioni su quello a cui abbiamo assistito dentro di noi, ma quelle informazioni sono rimaste dentro di noi in maniera assolutamente accidentale, secondaria, involontaria e soprattutto sono parte dell'universo estatico che abbiamo percepito. Quindi non ci sono prima le informazioni e poi forse quel che resta dell'estasi. C'è l'estasi prima e davanti a tutto. E poi le informazioni come depositato accidentale di quell'estasi, di quell'atmosfera, di quell'evocazione e quindi elementi estatici, anche le informazioni. Immaginiamo un libro. Tanti di noi hanno fatto l'esperienza di leggere un libro perché dovevano sostenere un esame universitario. Come appare quel libro? Ancora una volta come una miniera di informazioni che devono essere estratte, immagazzinate nella mente di queste enciclopedie ambulanti che ci viene richiesto di essere, per poi essere trasmesse queste informazioni. Immaginiamo di prendere lo stesso libro e di leggerlo semplicemente per il nostro piacere. Cosa succederà? Che se quel libro è un libro di alta letteratura, che se quel libro è un'opera d'arte, ci porterà in un'atmosfera estatica, dove le informazioni non contano niente e poi rimarranno dentro di noi, quando torniamo in noi e usciamo dall'estasi, rimarranno come depositato accidentale di quell'estasi che abbiamo vissuto e soprattutto come elementi di quell'estasi, non distaccati da quello, elementi di quell'estasi, elementi che rimandano a quell'estasi. Altri esempi più filosoficamente accurati, li prendo da Nietzsche. La terza delle meditazioni inattuali è intitolata Schopenhauer come educatore. Se noi oggi prendiamo il libro di un accademico
accademico odierno sul cui titolo c'è il nome di un autore, già sappiamo a priori quello che troveremo in quel libro. Cosa troveremo? Una serie di informazioni su quell'autore. E poi magari potremo commentare o disputare con l'autore di quel libro se le informazioni sono accurate o meno, o se noi sappiamo una informazione in più rispetto a quella che sta in quel libro. Vuol dire che siamo dei data manager più bravi di quella persona lì. Quindi è una gara a chi è la pendrive vivente più efficiente. Nella terza delle meditazioni attuali, invece, intitolata Schopenhauer come educatore, c'è Schopenhauer nel titolo. Bene, cosa troviamo di Schopenhauer dentro quel saggio? Assolutamente niente. Non possiamo ricavare nessuna informazione su Schopenhauer da un saggio intitolato Schopenhauer come educatore. Eppure Nietzsche in quel saggio dice anche che lui è grato a Schopenhauer, e peraltro in quel periodo della sua vita anche a Wagner, perché considera essere Schopenhauer, insieme a Wagner, suo maestro, un suo maestro, uno dei maestri che lo hanno aiutato a diventare se stesso, a diventare Nietzsche se stesso. È grato a Schopenhauer, considera Schopenhauer un maestro, però non scrive neanche una riga sulla filosofia di Schopenhauer. Com'è possibile questo? È possibile proprio perché questo è l'unico modo di essere grati verso un maestro. Questo è l'unico modo di intendere un maestro come un'opera d'arte vivente, non come un'enciclopedia vivente. Di fronte all'opera d'arte, quello che si fa è rimanere in estasi, non estrarre, memorizzare e trasmettere informazioni. Rimanere in estasi. E quindi poi è assolutamente irrilevante il riferire informazioni su quell'estasi. Quel che è rilevante invece è riferire i frutti di quell'estasi che ci ha fertilizzato. Non è un caso che una delle meditazioni inattuali che Nietzsche voleva scrivere e poi non ha scritto reca un titolo, non so come dire, meraviglioso, che già descrive tutto, già è scritta nel titolo, e si intitola Come i seguaci di un genio cancellano i suoi effetti. Perché i seguaci di un genio, come ad esempio Schopenhauer o Nietzsche o Wagner, non si pongono di fronte a lui come un'opera d'arte vivente dove ciò che conta è rimanere estasiati, si pongono di fronte a lui come una miniera di informazioni da estrarre, commentare, catalogare e riferire. E così cancellano l'estasi, e così cancellano gli effetti, e così annullano ciò che il genio, l'uomo di cultura, l'artista, il filosofo, ha veramente fatto. Perché quello che ha veramente fatto non risiede nel riferire informazioni su ciò che ha fatto. Quello che ha veramente fatto è lasciare che il suo estasi ci penetri, ci fertilizzi e poi vedere se e cosa facciamo a seguito di questa fertilizzazione. Così si è fedeli ad un'opera d'arte, incluso un uomo quando è un'opera d'arte vivente. Altrimenti ne si cancellano gli effetti. E questo è quello che facciamo ogni giorno nelle università, quando prendiamo i grandi autori, non solo nel campo della filosofia, in tutti i campi ovviamente, dell'alta letteratura, della poesia, ma anche della scienza, prendiamo i grandi autori e li riduciamo ad una serie di informazioni da memorizzare, comparare, commentare, trasmettere. Così i grandi autori muoiono e siamo noi ad ucciderli. Non chi non li studia, ma chi li studia li uccide. Perché chi lo studia, scrive Nietzsche sempre nelle meditazioni inattuali, è come un verme che ne mangia il corpo dall'interno. E Nietzsche stesso, infatti, scrive verso la fine della sua vita che lui spera di non essere in futuro studiato. Un altro esempio, preso questa volta da un modo di dire della saggezza popolare, a testimonianza del fatto che la saggezza popolare e
L'alta cultura, quando è veramente alta cultura, si toccano, è quello invece che sta nel mezzo e che si autodefinisce come alta cultura senza esserlo, che è il problema. Ecco un altro esempio, c'è un'espressione, un modo di dire, che dice che se porti un falegname e un poeta in un bosco, non vedono lo stesso bosco, perché lo sguardo del falegname già a priori è orientato in un certo modo e vede possibili mobili, e lo sguardo del poeta già a priori è orientato in un certo modo e vede una possibile ispirazione per le sue composizioni. Non vedono lo stesso bosco. Ora qui possiamo dire tra le tante almeno due cose. Innanzitutto, che gli accademici odierni, questi supposti uomini di alta cultura in realtà sono quelli che vedono il bosco con gli occhi di un falegname. Tornando a Nietzsche, è come se appunto loro fossero i falegnami e gli alberi del bosco, che sono i grandi autori, gli appaiono semplicemente come oggetti che sono manovrabili, manipolabili per trarne mobili. Primo. Secondo, possiamo anche dire, bene, ma se agli occhi del falegname le cose appaiono in un certo modo e agli occhi del poeta le cose appaiono in un altro modo, da dove viene la visione dell'uno e la visione dell'altro? Da dove viene? Da dove viene? Significa che c'è qualcosa nell'occhio dell'uno e nell'occhio dell'altro che già ne preorienta la visione prima che gli occhi si aprano. Significa cioè che non esiste uno sguardo puro su ciò che è. Significa che lo sguardo che noi abbiamo su ciò che è sempre già orientato, vestito, mai nudo. È sempre già indirizzato, già pre-indirizzato. E da dove viene questo orientamento? Gli antichi greci avevano una parola per descrivere tutto ciò che è physis. Nelle lingue moderne physis viene tradotto come natura, ma è una traduzione assolutamente insoddisfacente, perché physis è un concetto, non una parola che si può tradurre, e physis quindi possiamo dirlo come segue. Physis è tutto ciò che è esattamente così com'è, tutto ciò che appare esattamente così come appare. E la seconda parte di questa definizione è la più importante, esattamente così com'è, esattamente così come appare. Significa che physis non è semplicemente questo tavolo che mi sta di fronte, tutto ciò che è, quindi anche questo tavolo che mi sta di fronte, no. Physis è tutto ciò che è esattamente così come mi appare. Physis è il fatto che questo qualcosa che mi sta di fronte mi appare sotto forma di tavolo. Physis è il fatto che io entro in questa stanza, vedo questo qualcosa e non rimango scioccato perché già gli attribuisco un'essenza. Mi appare come tavolo, qualcosa che mi è familiare. Gli attribuisco un'essenza. Ancor prima di vederlo, ancor prima di vederlo, già gli attribuisco un'essenza. E da dove viene questa attribuzione di un'essenza a priori ancora del fatto di entrare in contatto con quel qualcosa a cui si attribuisce un'essenza? Da dove viene? Evidentemente non viene dallo studio empirico di questo qualcosa. Perché se io entrassi in questa stanza senza avere la benché minima idea di cosa fosse questo oggetto, potrei poi studiarlo empiricamente sviscerandone tutti gli aspetti: quanto pesa, quanto è alto, quanto è lungo, quanto è largo, di che materiale è fatto. Da un punto di vista empirico potrei sapere tutto e tuttavia mi rimarrebbe ignoto nella sua essenza. Così come invece quando lo guardo e mi è noto e familiare nella sua essenza, questa familiarità non dipende dal fatto che ne so i dati empirici. Significa cioè che questo qualcosa mi appare esattamente così com'è, non perché l'ho studiato. E qui siamo arrivati al punto determinante. Non è lo studio che ci dice qual è l'essenza di tutto ciò che è esattamente così com'è. Non è lo studio.
E che cos'è allora? Sempre gli antichi greci avevano due parole per dire quello che noi oggi moderni diciamo con una sola parola, verità. Una era aletheia e una orzotes. Aletheia viene dall'etheyin. Aletheyin significa velare. Di fronte c'è la alfa privativa. E quindi aletheia significa disvelamento. E sta a intendere il fatto che l'essenza di tutto ciò che ci appare esattamente così come ci appare deriva dal fatto che questo qualcosa si disvela ai nostri occhi in quel modo. Non deriva dal fatto che lo studiamo, deriva dal fatto che si disvela ai nostri occhi in quel modo. Orzotes invece significa esattezza e precisione. E significa il fatto che all'interno della physis si possono dire e studiare cose esatte e cose precise. E però questo non ha niente a che vedere con la aletheia. Così come io posso dire con esattezza assoluta quanto empiricamente è alto, lungo, largo e pesante questo tavolo, ma questo non ha niente a che vedere con il fatto che mi si disvela in quanto tavolo. E non in quanto altro. Aletheia e orzotes. Quindi questo significa che se siamo interessati a comprendere l'essenza della physis, cioè di tutto ciò che è esattamente così com'è, dovremmo essere in grado di risalire a quello che è il disvelamento originario. Cioè il modo in cui originariamente il tutto ci si disvela esattamente in quel modo e non in un altro modo. Risalire al disvelamento originario però è impossibile. Perché è impossibile? Perché noi siamo abitatori della physis. Con il nostro corpo, con le nostre idee, con il nostro linguaggio, noi viviamo completamente all'interno della physis. E allora come possiamo risalire al disvelamento originario che in quanto tale sta prima della physis perché la fonda, se noi siamo del tutto dentro la physis? È impossibile. E tuttavia, ci sono degli istanti che sono istanti fuori dal tempo cronologico, non sono istanti perché sono momenti di tempo cronologico infinitamente piccolo, sono istanti perché sono momenti al di fuori del tempo cronologico. Ci sono istanti nei quali si può percepire l'origine essenziale di tutto ciò che è. La si può percepire. Ecco. L'artista ed il filosofo, perché come dicevo, arte e filosofia deve essere intesa come una forma d'arte, esattamente perché l'essenza che hanno è la stessa ed è quella di cui sto dicendo adesso. L'artista è colui che ha la fortuna di percepire questi istanti. Ovvero, l'artista è colui che possiamo chiamare, con quell'espressione che nasce da Goethe e arriva fino a Nietzsche, figlio delle muse. Ovvero, è colui che può trovare fonti di ispirazione ovunque, fonti di ispirazione ovunque, ovvero muse ovunque. E cosa gli ricordano le muse? Gli ricordano che il senso di tutto ciò che è esattamente così come è deriva da un altrove, che in quanto tale è inaccessibile, altrimenti noi saremmo dei, come scrive Heidegger, e a mio parere nello stesso identico significato in alcune poesie Bukowski. È inaccessibile quell'altrove in quanto tale, però lo incontriamo.
Questo incontro è mediato dalle muse. C'è un'espressione cara ad Heidegger, che deriva da un frammento di Eraclito, che dice: il fulmine governa ogni cosa. Che significa questo? Immaginiamo di trovarci in un bosco di notte e all'improvviso arriva un lampo, un fulmine, che solo per un istante illumina il bosco e poi il bosco torna nell'oscurità. Da quell'istante in poi, noi crederemo che il bosco sia esattamente quel qualcosa che abbiamo visto quando è stato illuminato in quell'istante da quel fulmine. Ma questo significa che allora il bosco, che in questo esempio è la physis, che il bosco, che l'essenza del bosco, non deriva né solo dal fulmine, né solo da noi stessi, ma dal nostro incontro col fulmine. Da come, dove stavamo quando il fulmine è arrivato, da che tipo di fulmine era, e dall'incontro che deriva l'immagine che abbiamo, la percezione, il senso che abbiamo del bosco. Ecco, questo incontro è quello che gli artisti, in alcuni istanti, fuori dal tempo cronologico, possono fare con l'origine di tutto ciò che è, che sta in un altrove, grazie alla mediazione delle muse, fonti di ispirazione e fonti di ricordo di quest'altrove, che possono stare ovunque, che possono stare ovunque. E le opere d'arte, così intese, non sono altro che quel che resta del ricordo di questo incontro con un altrove che le muse ci hanno permesso di fare, quel che resta del ricordo con l'incontro dell'incontro con questo altrove che le muse ci hanno permesso di fare. Cosa ha a che fare dunque se questa è l'origine dell'arte e se questa è l'origine della creatività? E se questa è l'origine della cultura, intendendo cultura quindi non come erudizione, cosa ha a che fare questo con lo studio? Assolutamente nulla, perché significa che allora l'origine della cultura così intesa, quindi l'origine della creatività, quindi l'origine dell'arte, quindi l'origine della filosofia intesa come una delle belle arti, è la fortuna del fatto che in alcuni istanti le muse vengono da noi e ci ricordano che esiste un altrove dal cui incontro deriva tutto ciò che è esattamente così com'è. E quel che resta nella nostra memoria del ricordo con questo altrove, quando lo realizziamo, diventa l'opera d'arte. E allora l'opera d'arte non è altro che il ricordo pallido della fortuna di aver avuto questo incontro. Alcune conseguenze si possono trarre da questo discorso. Veramente qui potremmo iniziare un nuovo discorso, ma ora mi limito a vedere alcune conseguenze in maniera quasi telegrafica. Le cioè che se tutto ciò che è esattamente così com'è ha la sua origine, quindi la sua essenza, in un altrove, che solo alcuni e solo raramente hanno la fortuna di percepire, questo significa che, attenzione, tutto e tutti hanno un'essenza che deriva da questo altrove. Anche chi dimentica che le cose stanno così. Questo significa che anche la scienza, anche il ricercatore, anche l'erudito, anche lo studioso, ha un'essenza che deriva da un altrove. E allora, attenzione, la differenza tra erudizione e cultura, e tra un uomo di scienza e un uomo di cultura, non sta nel fatto che uno è stupido e superficiale e l'altro è bravo e intelligente. La differenza sta nel fatto che, pur essendo entrambe le cose
erudizione e cultura, lo scienziato e l'uomo di cultura, l'artista e il filosofo, pur essendo entrambe le cose figlie delle muse, c'è chi si ricorda di questa condizione di essere un figlio delle muse e chi se lo dimentica. Ecco dov'è la differenza. Tra chi ricorda qual è la propria essenza e quindi poi ne va in cerca, e chi dimentica qual è la propria essenza e quindi l'unica cosa che può cercare poi sono le informazioni che vengono quando l'essenza già si è data. Poi ho detto che per il figlio delle muse le muse possono stare ovunque, possono manifestarsi ovunque, quindi possono manifestarsi anche in ciò che convenzionalmente non riteniamo essere alta cultura, in ciò che magari non è neanche cultura nei termini che abbiamo appena detto. Eppure resta una differenza tra ciò che è cultura e ciò che è rumore. Perché per quanto il figlio delle muse possa essere talmente infortunato da trovare ispirazione, cioè da trovare le muse anche nel rumore, però qualcosa rimane rumore e qualcosa rimane cultura. Questa differenza non si annulla. E ancora, ho detto che le opere d'arte sono quel che resta del ricordo esperito in alcuni istanti fuori dal tempo con questo altrove. Ma allora questo significa che dal mondo e nel mondo sono sfruttabili, sono strumentalizzabili le opere d'arte, perché sono la concretizzazione del ricordo di questa esperienza. Le opere d'arte sono strumentalizzabili e sfruttabili. Non è mai l'arte in quanto tale, perché l'arte in quanto tale sta in questa esperienza di incontro mediato dalle muse con un altrove, e questa esperienza in quanto tale non è mai strumentalizzabile, perché quello che in senso pratico può derivare da questa esperienza è l'opera d'arte, e allora quella sì, purtroppo è strumentalizzabile. L'opera d'arte, non l'arte in quanto tale. Ultima breve conseguenza detta in maniera telegrafica e che ovviamente deve essere sviluppata poi meglio. Abbiamo detto che il figlio delle muse, e quindi l'artista, l'uomo di cultura, il filosofo, è colui che ha la fortuna di poter incontrare le muse che gli ricordano di questo altrove ovunque. Dopodiché, dopo questo incontro, se crea qualcosa di pratico, quel qualcosa di pratico è quel che resta del ricordo di questo incontro, e questa è l'opera d'arte, sia essa un romanzo, un saggio, una poesia, una composizione musicale, una pittura, una scultura e così via. In tutti i casi è quel che resta di questo incontro, la concretizzazione di quel che resta di questo incontro. Però questo significa anche che chi ha la fortuna di vivere questo o questi incontri, anche se poi non concretizza il ricordo di questi incontri, in tutti i casi, da quel momento in poi, dal giorno in cui, grazie alle muse, ha incontrato quell'altrove in poi, vivrai in maniera diversa rispetto a come vivevi in precedenza. Cioè, rispetto a come vivevi quando non ricordavi di essere un figlio delle muse. Dall'istante in cui ricordi di essere un figlio delle muse in poi, vivrai in maniera completamente diversa, a prescindere da quello che poi di concreto realizzerai. E anche se di concreto non realizzerai niente, vivrai in maniera diversa. E allora questo significa che per l'artista esiste un'unica opera d'arte, al di là del fatto che poi ne produca o meno
tante concretamente, ma esiste un'unica opera d'arte per l'artista, in senso essenziale, e quest'opera d'arte è la vita, perché essere un artista significa vivere con la consapevolezza di essere tutti figli delle muse.